ragazzi e benvenuti in questo nuovo fantastico video. Il trasloco è finito ma io ancora non so gestire questa parete bianca. Vi prego suggeritemi qualcosa da appendere su questa parete perché veramente non so che metterci. Fuori stanno o tagliando le siepi o dando il verde rame, non lo so, c'è un casino da questa mattina. Ma piuttosto oggi sono qui per parlarvi di un'occasione molto bella che ho avuto recentemente, ovvero quella di volare alle 3 di Los Angeles per parlare con i creatori di Starlink Battle of Atlas. Un gioco che a dispetto delle prime impressioni generali di tutti si è rivelato interessante sotto vari punti di vista, ma comunque tanto poi vi spiegherò perché. Ma piuttosto voi giustamente vi chiederete, ma come ho fatto ad ottenere questa incredibile possibilità? Beh, tutto è iniziato mentre stavo cercando delle reference per un disegno. Sei il milionesimo visitatore aereo. Ancora. A Los Angeles per parlare con delle persone molto interessanti. Clicca qui per partecipare. Ok, no ragazzi, quando succede così è sempre colpa di Ubisoft, sempre. Vi prego, non voglio portarvi sulla cattiva strada, non cliccate sulle pubblicità che poi vi prendete soltanto i virus. Tranne su quelle sopra questo video e di fianco, quelle potete cliccarle quanto volete, ma passiamo oltre. Cos'è Starlink e perché è un gioco particolare di cui parlare? In uscita a ottobre si tratta di un gioco di ruolo in terza persona ambientato nello spazio, dove infatti vedremo tutto dal retro della nostra navicella. Io forse non sono pensata per essere il target principale di Starlink, e di questo ne ho parlato anche durante l'intervista, però essendo stata da sempre appassionata sia di videogiochi che di arte, per me poter parlare con il produttore e l'art director del gioco era un'occasione veramente preziosa e una figata. Anche se sono sottoesposta, adesso mi posso scrivere un po' di domande da fare al produttore e andremo a incontrare tra poco. Where did the idea for Starlink Battle of Atlas came from? I had this incredible opportunity to build a very, very small team. We started with only 8 people, and one of our early prototypes was some Lego blocks taped to a Wiimote with copper wiring. We started to show the prototype to people and started making their own spaceship sounds, you know. So we knew that there was something really magical there. Which is the main target of the game? And we really started focusing in on that 8 to 12 year old demographic. But we wanted to take a really different approach. We realized that there was a huge gap between traditional kids' games, really easy, they hold your hand every step of the way, but then the next thing in line for these kids is often a game that's not appropriate for them. To kids, this is not a kids' game. To kids, this is a AAA open world HD experience. So we've been overjoyed with, you know, how broad the appeal has been, and I think this game is going to see a much wider audience than we initially expected. Sono finalmente riuscita ad infiltrarmi all'interno dello stanzino dove si prova Starlink. Adesso vediamo, perché a breve dovrebbe essere il mio turno. Base che tutti quanti potranno acquistare contiene già di per sé tutto l'occorrente per portare a compimento il gioco senza dover necessariamente spendere altri soldi per espandere la nostra collezione. Ma nel caso la collezione fosse per noi importante, c'è sempre la possibilità di acquistare nuovi piloti, nuove armi, nuove navicelle, e tutte queste cose andranno quindi a modificare le nostre statistiche all'interno del gioco. Sono qui seduta con i ragazzi del team che mi stanno un po' spiegando come funziona. La cosa bella è proprio l'interazione che puoi avere col modellino mentre giochi, quindi in ogni momento puoi mettere il gioco in pausa e cambiare, diciamo, l'asset della nave, cambiare a seconda delle esigenze che hai. Ho battuto il boss con un tasto. Skills. How does the game works? Okay, well, you have a starship that you mount onto your controller. Pilot goes on first, and then the ship goes on top of it. And then you can build, actually physically build your ship, and it all appears in game. So if you feel like, oh, I have to fight this enemy and I need an ice weapon, you can just grab it and stick it on, and it appears instantaneously. Praticamente puoi montare tutti i pezzi che vuoi, non c'è nessun limite, quindi io ho deciso di creare un'astronave assolutamente ragionevole e bilanciata. Il problema è che non vola perché è troppo pesante. Di tutte le info che ho avuto a disposizione sul gioco, perché ovviamente non essendo ancora uscito ho potuto provare soltanto una demo, la cosa veramente interessante per me da trattare era una. Starlink unisce due realtà, virtuale e reale. La nostra navicella all'interno del gioco sarà anche la navicella che avremo fisicamente tra le nostre mani, modulare e scomponibile. E questa cosa, nell'aspetto di concept e product design, apre un mondo di domande, possibilità, ma in generale curiosità. È difficile progettare una navicella che debba essere sia virtuale che reale? Definitely was a challenge. I mean, I spent my career making digital content. I never had to worry about actually physically making something. Not only like the ships have electronics in them, but there's a lot of considerations of like safety, the weight, the material, can it be manufacturable even too, because you can design really cool things, but then the engineers would be like, no, that's going to be too expensive, there's too many parts or whatever, right? Il fatto che il gioco sia partito da un team di sole 8 persone è qualcosa che io reputo veramente fantastico, perché da una parte ti mette anche nelle condizioni di renderti conto che non serve avere
risorse infinite per costruire qualcosa. Partendo da questo piccolo team, in questo caso, con i successivi sviluppi si è andata addirittura a consolidare una collaborazione con Nintendo, e questa cosa ha portato il personaggio di Star Fox all'interno del gioco. Ma una cosa del genere come fa ad accadere? Actually, all came from last year at E3. We had a small group from Nintendo come by. They wanted to see the game, so we showed it to them. And then at the end, they asked if they could come back again with a bigger group. And they came back again and again. And by the end, we knew something was up. And I had the great honor to travel to Kyoto to pitch a collaboration. But for us, Star Fox is just an absolute perfect fit in Starlink. And it's so cool to have them along for the ride. Insomma, vi ho parlato del perché ho trovato interessante Starlink Battle of Atlas. Sono curiosa di provare anche la versione completa del gioco quando uscirà il 16 ottobre e sicuramente in un futuro neanche troppo anteriore tornerò a parlarvi di questo gioco. Quindi Runner Rasp, io vi ringrazio moltissimo per aver visto il video fino a questo punto, ringrazio anche di cuore Ubisoft per avermi dato questa possibilità. Io, ragazzi, vi devo dire la verità, sono veramente contenta quando capitano queste occasioni in cui posso effettivamente portarvi e mostrarvi cose che non fanno soltanto parte della mia vita quotidiana ordinaria, ma sono proprio degli spaccati e delle informazioni che mi fanno sentire un po' arricchita, e spero che in qualche modo possano far sentire così anche le persone interessate a questo settore. Ricordate di lasciare un commentino qua sotto al video facendomi sapere se nel caso questo video vi è piaciuto e se ne vorreste vedere degli altri. Più avanti tornerò a parlare sia di Starlink che delle tre, ma nel frattempo io vi ringrazio ancora moltissimo per aver visto questo video, quindi vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso.